chiamati ad abbracciare. Questo è il tema scelto dal Centro Regionale di Formazione Permanente del Clero Madre del Buon Pastore per presentare percorsi formativi proposti quest'anno ai presbiteri e diaconi siciliani. Il tema è tratto dal discorso che Papa Francesco rivolse ai vescovi e presbiteri delle chiese della Sicilia il 9 giugno 2022. Non solo una proposta formativa e performativa, ma una vera scuola-laboratorio, ha dichiarato Don Antonino Sapuppo, direttore del centro, fare proprio lo stile di Cristo che in atteggiamento di vicinanza e di ascolto si pone accanto ad ogni persona in cammino verso la pienezza della sua umanità. Si evidenzia l'attenzione alla tenerezza, alla relazione tra sacerdoti e laici, la pastoralità che passa da una umanità. La parrocchia è luogo di umanità, laboratorio di umanità. Per questo motivo pensiamo di tracciare dei percorsi che riguardano sia il sacramento della riconciliazione che percorsi formativi sulla parrocchia. Il percorso formativo sul sacramento della riconciliazione ha come titolo vicinanza, compassione, tenerezza ed è un argomento interessante che nasce proprio dalle parole che Papa Francesco ha indirizzato a noi sacerdoti siciliani. Il secondo percorso formativo è quello sulla parrocchia e ha come titolo Il parroco uomo del dono, proprio per l'attenzione che il parroco deve avere nei confronti dei parrocchiani, delle persone che entrano in parrocchia, della relazione con la gente. Si punta sul concetto di donazione. Vogliamo che i sacerdoti abbiano l'attenzione anche formata alle persone che sono nella parte finale della vita. Quale possibile approccio, sia dommatico che pastorale, si può offrire alle persone?